Sono entrati al quarto ginnasio 5 anni fa con la speranza di rivedere aperta la sede storica del liceo classico di Sulmona, chiusa dal 6 aprile 2009. Oggi si stanno preparando gli esami di Stato, nel plesso scolastico di Piazza 20 Settembre ci potranno entrare, ma non più da studenti. È la storia di Lorenzo Marsicola e Christopher De Signore, che abbiamo intervistato da TG, e di tanti studenti del terzo liceo che della loro scuola hanno ascoltato solo racconti e testimonianze. Ecco, come me la immaginate? Qualcuno ve l'ha raccontata? Allora sì, molte volte ci è stata raccontata la sede come sta, com'è dentro, però purtroppo, dato che non siamo mai entrati, non possiamo neanche avere una grossa idea di quello che poteva essere. L'unica cosa che possiamo immaginare è che dentro l'ambiente è sicuramente molto più sereno, più tranquillo di quello che è adesso, convivendo con altre scuole, anche se ci troviamo comunque molto bene. Però magari stando al centro della città sarebbe stato diverso. La speranza però è l'ultima a morire perché la riapertura dell'edificio di Piazza 20 è una priorità dell'amministrazione provinciale che martedì scorso, ultimo giorno di lezione, ha incontrato gli studenti del liceo. L'ente, come ha spiegato il presidente della provincia Antonio De Crescentis e consigliere comunale provinciale Roberta Salvati, ha reperito 2,3 milioni di euro che consentiranno di aprire il primo cantiere dei lavori. Antonio De Crescentis e anche Roberta Salvati, che è venuta a parlarci, ci hanno rassicurato dicendo che hanno trovato, diciamo, dei fondi, una piccola parte dei fondi che metteranno a disposizione per il liceo classico, e ci hanno detto che i lavori inizieranno prima di fine anno. Quindi noi siamo fiduciosi, anche se non lo rivedremo mai da studenti, però. Siamo molto fiduciosi nelle istituzioni, commenta Stefano Casalvieri, alunno del secondo liceo. Questa volta la provincia è stata a venire da noi. Piazza 20, il cuore pulsante dell'aggregazione sociale giovanile cittadina. Il liceo classico è come una fenice che deve rinascere dalle ceneri. Diciamo, io ormai faccio il quarto e i miei compagni il quinto, quindi hanno finito anche loro la scuola, io l'anno prossimo. Però non è tanto viverci i momenti dentro, ma è proprio rivedere la scuola aperta, rivedere Piazza 20 che risorge, rivedere Piazza 20 piena di ragazzi. Un giorno anche noi quando andremo all'università, tornare un giorno a salutare i professori e rientrare e vedere la struttura ricostruita e popolata di persone.